cielo! Ma di che Dio stai parlando? Del nostro! Il Dio santo che sta nei cieli! Ed è nero! Stai scherzando! No, niente affatto! Hanno scoperto che il primo uomo è venuto al mondo in Etiopia. Con... Grazie. La prima volta che sono salito in palcoscenico alla RAI, alla radio proprio, e mi ricordo che mi tremava talmente il coso che a un certo punto mi sono messo, c'era un frontespizio, questa, l'ho appiccicato così e ho recitato senza muovere le mani perché era troppo fastidioso. Adesso vedrai che adesso trai un bravo Pulcinella. Grazie. Vai. A bravo Pulcinella. Vabbè, vai. Non te ne frega niente, trema come vuoi. Hanno scoperto che il primo uomo è venuto al mondo in Etiopia, come dire, in Abissinia, quasi un milione di anni fa, ed era, come tutti i suoi abitanti di oggi, di colore scuro, sul marrone. Beh, certo, si è nato in piena Africa. Ma non è finita. Analizzando i frammenti delle sue ossa, si è dedotto che era alto poco più di un metro. No, impossibile. Un metro. Un nano. Sì, ma non buttiamola subito in politica. Bravo. Dicevo, beh, questo nano, vabbè. Voi dovreste fingere una piccola risatina. Avanti, guarda. Non buttiamo, di la battuta. Di la battuta, sì. Non buttiamo subito in politica. Sì, ma non buttiamo subito in politica. Dicevo, questo nano, cioè, voglio dire, questo primo uomo corto teneva peli dappertutto, viveva sugli alberi e si cibava di bacche, radici, insetti, compresi bacherozzi crudi. Ma tu guarda, è documentato. Ma aspetta, sta attento. Dal momento che Dio ci ha creati a sua perfetta immagine e somiglianza, questo significa che anche lui, il creatore, è, a sua volta doveva essere nero, alto un metro circa. Leggo, tutto leggo, è una logica, no? Dal momento che era alto un metro santo, vuol dire che era nero, che era niente altro. Senza dire le parole, andiamo, vai. È documentato, ma... È documentato, scherziamo, non è mica una balla, vai. Ma aspetta, sta attento. Dal momento che Dio ci ha creato a sua perfetta immagine e somiglianza, questo significa che anche lui, il creatore, a sua volta doveva essere nero. Nero, no? Alto un metro circa, simile ad una scimmia. Un dio scimmia? Eh sì, tanto che di certo saltava di albero in albero dal paradiso. Ma è una bestemmia, andiamo, dio trasformato in Tarzan. Vabbè, questo che dio zompa da qua e là l'ho aggiunta io, dimentica. Si monta. Mi rifermo il microfono, la via voce. Una cosa alla volta. Ma tutto il resto, compreso il Padre Eterno nero e piccoletto, è una sacrosanta verità scientifica. Per favore, assurdo. E poi la Bibbia non parla della statura di Dio. Poteva essere nero, ma alto anche un metro e mezzo, forse due. Va bene, e Dio sarà stato un gigante, ma come immagine sempre scimmia doveva essere. Beh, come si è evoluto poi l'uomo, si sarà evoluto anche Dio. Tanto di aspetto che di colore. E oggi di certo è bianco come noi e forse biondo. Può darsi, insomma. Si sarà sbianchito come Michael Jackson. Ma sempre un nero rimane. E con questo la razza eletta va a farsi benedire. Di colpo noi bianchi evoluti siamo... Da capo, non, se no non capisco. Se non si capisce quello che tu dici... non si capisce neanche il gioco di ironia. Vai, allora, dillo chiaro, pulito. Può darsi, insomma, ci sarà sbianchito come Michael Jackson, ma sempre un nero rimane. Può darsi, insomma, ci sarà sbianchito come... Vai, da capo. Può darsi, insomma, si sarà sbianchito come Michael Jackson, ma sempre nero rimane. E con questo la razza eletta va a farsi forte. Di colpo, noi bianchi evoluti siamo diventati razza minore e i neri la maggiore, anche se continuiamo a derubarla e a farle violenza. Oh, penso un po',
Stia ficali, che risate che si fa? No, un po' più su, Non troppo basso, sennò si perde quello che dici, vai. Oh, penso un po' a questi africani, che risate si fanno. Specialmente adesso che in America anche il presidente degli Stati Uniti è di pelle scura. Specialmente e adesso che anche in America anche il presidente degli Stati Uniti è di pelle scura. È il rettore massimo dell'università di Boston che insegna... No, dillo, ripetete quello che ho detto per me, ma per me. Dai. Soprattutto adesso che il presidente, vai, il presidente dell'America, sì, il senatore dell'America, è di là scura. Specialmente adesso che in America anche il presidente degli Stati Uniti è di razza scura, è il rettore massimo dell'università di Boston che insegna antropologia, è nero! Per non parlare della nazionale di basket e di football americano al completo, quelli sono quasi tutti neri. E con questo? Ma capisci che i teologi ci hanno presi in giro e sfottuti fin dall'inizio dei tempi? Ci avevano raccontato che la Bibbia è un libro sacro, dettato addirittura dal Padre Eterno in persona. E adesso si va a scoprire che tutto questo... E adesso si va a scoprire... Non calare di tono... E adesso si va a scoprire che tutto quello che c'è scritto in Antico Testamento è una balla! In che senso? Spiegati un po'. Sì, una balla! A cominciare dalla data in cui siamo venuti al mondo. I teologi saccenti avevano calcolato che mettendo in fila le varie età dei profeti e patriarchi... Le varie età, se no diventa le varie età, eh? Sì, sì, scusate. Le varie età dei profeti e patriarchi, questo è campato 100 anni, uno 200, questo 300, questo è morto quasi subito. Va bene,